Arriva. Buonasera, ben ritrovati con l'appuntamento Flash con InfoStudio, un flash chiaramente dedicato quasi interamente alla marcia per la giustizia, per la legalità e per la speranza che si è tenuta quest'oggi a Locri. 20.000 persone circa provenienti da tutta la Calabria e non solo, perché c'è stata anche molta gente che è arrivata da altre regioni del Mezzogiorno, si sono ritrovate a Locri per sfilare, per manifestare il loro appoggio alla famiglia Fortunio, ma soprattutto per ribadire il loro no all'andrangheta. Sentiamo Francesco Sibilla. La cosa che più ci ha impressionato e favorevolmente colpito di questa manifestazione, forse la più partecipata in assoluto contro l'andrangheta in Calabria, è la presenza dei giovani, nettamente preponderante. Ce n'erano di tutte le province calabresi e di molte altre parti d'Italia, da Bari, Napoli e Firenze soprattutto. I giovani, coloro che il giorno dopo l'omicidio di Fortunio avevano spontaneamente manifestato esprimendo la loro rabbia all'esterno del Palazzo di Giustizia con un lenzuolo bianco, era quello il loro messaggio. Del resto, da dire, c'era effettivamente molto poco, c'era solo da agire e da trovare i responsabili, mandanti ed esecutori di quell'omicidio. Oggi Locri ha dimostrato che la Calabria non è apparentata con la mafia come taluni vorrebbero far credere, facendo anche dei numeri che atterriscono. Se fosse quella la realtà, effettivamente ci sarebbe da preoccuparsi. La Calabria invece è questa, quella che è stata mostrata quest'oggi, quella che soprattutto, sottolineiamo, con le voci, i volti puliti dei propri giovani vuole dire no, vuole cambiare, vuole dire no ad un futuro di sottomissione, a questo gioco che continua a opprimere l'economia e la vita sociale della nostra regione. Io sono contento. I giovani dunque, come abbiamo visto anche dalle immagini, sono stati grandi protagonisti praticamente assoluti di questa